5 anni. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati a questa finestra di informazione, questa è Linea Diretta. Assieme a me c'è Otello Dalla Rosa, candidato primo cittadino a Vicenza per il centro-sinistra. Con lui durante questo spazio cercheremo di capire cosa sta succedendo nel capoluogo berico, cercheremo di capire quali sono le tendenze, quali sono le idee che porta in questa campagna elettorale la sua squadra. Mancano pochissimi giorni al deposito delle liste, ma manca anche pochissimo tempo al giorno delle elezioni. La data fissata è quella del 10 giugno. Dalla Rosa, è pronto? Ma assolutamente sì, usciamo da un percorso di grande coinvolgimento, di grande partecipazione, stiamo presentando le liste, abbiamo fatto alcuni passaggi importanti sul programma e il 28 aprile avremo la grande conferenza programmatica partecipata tutti insieme che chiuderà il percorso programmatico. Le liste sono tutte pronte, siamo già in corsa, mentre gli altri discutono, litigano. Beh, ne parliamo. Noi siamo in pista. Ne parliamo. Partiamo proprio da qui, nei limiti insomma dell'assenza del contraddittorio, però nel centrodestra è successo qualcosa di importantissimo nelle ultime ore, qualcosa direi quasi di cruciale, perché dopo 3 mesi di campagna elettorale la Lega Nord, che non si chiama più Lega Nord ma si chiama solo Lega, ha deciso di non appoggiare più, di disimpegnarsi sul nome di Mantovani, ex presidente dell'Ordine degli Avvocati. Lei l'ha sentito Mantovani? No, non ho sentito Mantovani, anche se gli ho fatto pubblicamente e anche ne approfitto dell'occasione per dirlo adesso, gli ho testimoniato la mia solidarietà, diciamo così, per questo trattamento veramente vergognoso che gli hanno riservato i partiti, perché Mantovani è una persona per bene, un professionista stimato che non meritava questo trattamento, assolutamente non lo meritava. Mantovani, ricordiamo, dopo il disimpegno della Lega ha deciso di ritirare la sua candidatura. Quel che succederà in casa centrodestra di fatto non è ancora chiaro, perché al momento i nomi in ballo sono più d'uno, mentre la Lega ha deciso di appoggiare Francesco Rucco, un candidato che diventa quindi più forte. Sì, finisce la favola del Rucco civico e ritorna il Rucco che conoscevamo della giunta Ulvec, quindi con quella eredità, con la Lega al fianco, certamente in cui la Lega sarà un alleato pesante nel bene e nel male, cioè le porterà voti, ma sarà anche ovviamente l'elemento cardine della sua coalizione, quindi un passaggio credo molto importante anche per le varie le civiche che lo hanno sostenuto nella fase iniziale, che si vedranno fortemente ridimensionate nei rapporti di forza rispetto alla Lega, che oggi almeno a Vicenza conta su un elettorato potenziale intorno al 20%. Quanto pesano i partiti in questa campagna elettorale, Dalla Rosa? Dalla mia parte poco, nel senso che abbiamo fatto tutti insieme una scelta civica, cioè la scelta di ragionare sulla città, per la città, per i cittadini e senza mettere in pista le divisioni partitiche classiche, romane, chiamiamole così. Dall'altra parte evidentemente pesano molto, perché non sono ancora riusciti ad accordarsi, alla fine sono rimasti divisi, cioè il tavolo si è spostato da Vicenza a Padova, a Venezia, adesso a Roma, ma il risultato è che i partiti sono divisi e sono divisivi. Questa è la cosa triste. Non c'è però solo il centrodestra e il centrosinistra in pista, c'è anche per esempio il Movimento 5 Stelle, certo. Una forza che potrebbe essere nuova nella campagna elettorale, certo. nella corsa sindaco di Vicenza, certo. Di fatto acquista un nuovo peso, insomma diventa, certo, quasi partito di, certo, governo. Certo. Beh, certamente il 5 Stelle vicentino ha scelto un candidato un po' atipico, nel senso che non viene dalla storia del 5 Stelle che conosciamo a Vicenza, che è l'avvocato Di Bartolo. Cosa posso dire? Finora dal punto di vista programmatico ho sentito una posizione molto forte sul no TAV, che è anche un po' eccessiva, nel senso che dice ma porteremo la questione fino alla Corte Costituzionale, insomma
che è una perdita di tempo e di denaro, detto con estrema franchezza. Per il resto, boh, ci confronteremo, per il resto non ci sono state grandi proposte su cui confrontarsi. Sulla TAV voi avete una posizione unitaria? Sì, sulla TAV noi abbiamo una posizione che è la posizione, diciamo così, saggia, cioè la TAV, meglio la TAC, è un'opera nazionale rispetto alla quale il Comune può far sentire la sua voce all'interno della conferenza di servizi, non ha poteri di veto o di cambiamento. Certo. Ed è tanto proprio più perché forte, contesta quello nazionale, certo, di opere di interesse, pubblico di interesse nazionale. L'interesse nazionale. Ma tanto più è forte la ragionevolezza della proposta e tra virgolette la capacità di generare risparmio anche economico, tanto più il sindaco può battere il pugno. Ecco, fare, su questo noi ci stiamo impegnando, in particolare per la parte est della città, che deve essere ancora tutta oggetto di progettazione preliminare, per cui abbiamo sposato alcune proposte per la riduzione dell'impatto, tipo non fare il raddoppio dei binari, ma usare delle tecnologie che consentono di stare sui due binari e quindi non procedere a nessun abbattimento. A Vicenza il centrosinistra è attualmente partito di governo. Sì. Lei è più un candidato di rottura o un candidato di continuità? Ma è un tema che sotto certi punti di vista è mal posto, nel senso che non sono un candidato di rottura, nel senso che per vocazione sono una persona che costruisce e che cerca di prendere il meglio di quello che c'è di quell'esperienza, ma non sono nemmeno un candidato di continuità per il semplice fatto che ho una storia completamente diversa, vengo dal mondo dell'impresa. Ho fatto il manager, sto facendo il manager tuttora, quindi la verità è che sono diverso, sono uno che porta una sua visione, che non ha paura di dire ciò che di buono è stato fatto, ciò che va cambiato, ciò che sarà da rifare e di portare un'esperienza che possa effettivamente dare anche una capacità decisionale più forte e realizzativa ancora migliore per la città di Vicenza. Parliamo un po' di programmi allora e di visione nuova che Dalla Rosa porta in questa campagna elettorale. Personalmente ero rimasto molto colpito dalla presentazione in materia di sicurezza. Lei ha annunciato la scelta di mettere dei mediatori culturali, di fatto potremmo quasi chiamarli così, a sentinelle della città. Una figura decisamente nuova, mai se n'era sentito parlare prima, ma non solo, una scelta decisamente di discontinuità rispetto al passato, quando gli immigrati venivano di fatto cacciati con le ronde notturne, quindi metterci queste persone, questi stranieri a tutela della sicurezza sembra davvero una cosa nuova. Sì, è stata anche molto strumentalizzata perché poi si sono dette cose che io non avevo detto. Allora, all'interno di un pacchetto sicurezza fatto di molte cose, di maggiore illuminazione, di videosorveglianza, di presidio di Campo Marzo, di rafforzamento del poliziotto di quartiere, di rafforzamento del controllo sul territorio con l'arrivo di nuovi agenti di polizia, abbiamo introdotto anche questa figura, l'abbiamo chiamata sentinella, perché il compito è proprio questo. Noi non stiamo pensando ai profughi in attesa di giudizio, noi stiamo pensando a cittadini vicentini, nel senso che risiedono a Vicenza, di origine straniera, in grado di fare un doppio lavoro, ovvero quello di allertare nel caso in cui c'è bisogno, si stiano creando delle situazioni di possibile rischio e quindi presidiare aree, valutare le situazioni, eccetera, ma anche di parlare. Io ho fatto l'esempio dell'ex comunitario che dorme sulla panchina, no? Allora, certo che non può dormire lì, ma sarà utile se uno che parla la sua lingua gli dice guarda che non puoi dormire qui, c'è un posto dove puoi andare a dormire, c'è un posto dove puoi andare a mangiare, devi andare a fare questo, non puoi fare quello. E credo che sia un passo in avanti importante da difendere, poi vogliamo strumentalizzarlo. Sono volontari, lo sottolineo, non è un ufficio di collocamento, sono volontari. Siccome su questo ragionamento qualche passaggio l'abbiamo fatto anche con le comunità straniere che vivono, lavorano e pagano le tasse in Italia, loro stessi sono interessati a non essere confusi con quei delinquenti che girano per le strade, magari della stessa nazionalità, e che delinquono. Ecco, questo io credo sia una cosa che va fatta con intelligenza, con saggezza e con prudenza. Chiarissimo. In materia di sicurezza l'altro punto riguarda le telecamere. Vado a memoria, 300.000 euro di investimento? Sì,
L'ordine di grandezza è questo, 100 telecamere intelligenti significa avere 100 occhi puntati sulla città che rilevano alcuni comportamenti anomali. Cosa significa? Significa che se metto una barriera, tra virgolette virtuale, fatta dalla telecamera, mi parte un segnale d'allarme. Questo ovviamente riduce la necessità di stare davanti alla telecamera, perché poi sappiamo che non c'è il personale che guarda le telecamere 24 ore su 24, ma mi mette nella condizione di intervenire nel momento in cui si crea un rischio potenziale, oppure si evidenzia il fatto che ci sia una presenza troppo statica in una certa zona, spacciatore, allora vado a vedere. Usciamo da una campagna elettorale, quella per le elezioni nazionali, in cui si è parlato molto di programmi e programmi poco sostenibili. Le rifaccio la domanda che le avevo già fatto quando abbiamo realizzato questo servizio. 300.000 euro per un comune come Vicenza sono una spesa sostenibile? Allora, dobbiamo anche stare attenti a non cadere nella retorica del non ci sono soldi. Cioè, c'è stata una contrazione della finanza a disposizione dei comuni. Ma il Comune di Vicenza è tra i comuni virtuosi e ha ridotto il proprio indebitamento nei dieci anni dell'amministrazione variati, dai 77-78 milioni iniziali, poi c'è stato un picco all'inizio quasi a 100, ai 50 attuali, e ha mediamente investito circa 28 milioni di euro all'anno. Allora, certo che le finanze sono strette, ma ci sono gli spazi sia per sostenere eventuali maggiori indebitamenti che per destinare quote di questi investimenti a un tema fondamentale che è quello della sicurezza, sul quale noi investiremo, ma investiremo con decisione e con forza, perché Vicenza deve sentirsi una città sicura. Altra questione che avete affrontato in campagna elettorale è quello di Vicenza, città della cultura. Città, gli estremi lo capisce chiunque, sì, che ci sono, è però un salto in avanti, cioè la decisione di mettersi un'etichetta, puntare su un tema che è quello della cultura in modo diverso da come si è fatto rispetto al passato. Allora, è una sfida importante, perché io ho visto che il dibattito tra i candidati si è polarizzato esclusivamente su sicurezza e degrado. Il mio competitor parla dalla mattina alla sera di sicurezza e degrado. Ma una città come Vicenza non può non avere delle linee di sviluppo. Delle linee di sviluppo che consentano di essere attrattiva. Siamo una delle province più industrializzate d'Italia, siamo una delle province più ricche d'Italia, che deve avere in testa un'idea di sviluppo della città e deve essere attrattiva. Su questo noi abbiamo individuato tre filoni fondamentali. L'università e il suo sviluppo, il rapporto con l'impresa, che può essere migliorato, rafforzato, per fare anche dell'eccellenza di impresa un attrattore di persone interessate alla nostra città. Terzo punto, fare sistema sulla cultura. Siamo passati da una città anonima e sconosciuta nel sistema dei grandi tour operator internazionali a una città che porta più di 400.000 persone a visitare Van Gogh e che in 5 anni è stata visitata da più di 2 milioni di turisti. Noi dobbiamo creare un'agenzia che metta insieme le diverse forze, che valorizzi il brand di Vicenza, che faccia marketing e che aiuti a trasformare l'economia della città in un'economia dell'accoglienza e del turismo. Servono capacità, serve organizzazione, serve mettersi in rete. Allora dire mi candido a essere Capitale Italiana della Cultura 2022 significa fare questo, significa fare 2 anni di organizzazione dei nostri strumenti per essere veramente attrattivi e capaci di fare del turismo un asset di sviluppo della nostra città. È possibile mettere assieme i vari soggetti, non è cosa semplice, è un cambiamento importante rispetto al passato? Sì e no, cioè io mi ritengo un federatore, vengo da una cultura di impresa in cui le cose si fanno in squadra, si fanno insieme, ognuno ha il suo ruolo, ognuno viene valorizzato per il suo ruolo. Non ho mai avuto, tra virgolette, invidie per i più bravi, anzi ho sempre cercato di valorizzare chi sa dare le sue competenze e le mette a disposizione per la città. Noi dobbiamo fare di questo modello, fare squadra, valorizzare le competenze, mettere i più bravi nella condizione di dare il meglio,
lo dobbiamo trasmettere e trasportare in città. Abbiamo delle eccellenze, lo sappiamo, l'eredità palladiana, la Vicenza rinascimentale, il CISA, il Teatro Olimpico, l'Accademia Palladiana, la Biblioteca Lavigna. È una cosa, l'Accademia Olimpica, scusate, è una cosa straordinaria che noi dobbiamo saper mettere insieme e saper fare rete per proporci al mondo, perché Vicenza Palladio, le ville palladiane, il brand è noto nel mondo. È un brand noto nel mondo, non c'è dubbio. Torniamo, facciamo un passo indietro, torniamo al deposito delle liste. Sì. Quante liste ci saranno a supporto di Otello Dalla Rosa? Ci saranno 5 liste. 5 liste, una lista di partito, è il Partito Democratico per Otello Dalla Rosa sindaco, e 4 liste civiche. Una è la lista civica che abbiamo presentato ieri, Vicenza capoluogo da adesso in poi, che è una lista civica che vede mettersi insieme due realtà importanti. Una è Vicenza capoluogo, 15 anni di civismo vero, reale, della città, e l'associazione che oggi è guidata da Sandro Pupillo, a cui va il mio saluto, un caro saluto in questo momento, e l'associazione da adesso in poi, che è nata dal gruppo di giovani che sosteneva Giacomo Possamai alle primarie. Poi avremo una lista che è quella di Vinova, che nasce dal percorso che ho fatto io come candidato alle primarie, e che sarà una lista che punterà molto sull'innovazione e il rinnovamento, no? Cosa vuol dire innovazione? L'innovazione vuol dire che si può innovare in tanti modi, non c'è solo la tecnologia, ci sono anche modelli organizzativi diversi, c'è un sociale diverso da portare insieme. C'è una lista che farà capo al mondo, chiamiamolo così, dei quartieri, che per noi è fondamentale, si chiama Quartieri al Centro per Dalla Rosa Sindaco, ed è fondamentale perché esprime uno dei punti cardine del programma, cioè noi ci siamo concentrati sui quartieri. E ultima ci sarà Coalizione Civica, che ha aderito recentemente alla nostra coalizione e che ci sosterrà alle prossime amministrative. Il tema dei quartieri e delle periferie mi interessa molto. Quali sono le idee, anche perché abbiamo capito dalle ultime elezioni, qualora ce ne fosse stato bisogno, dalle ultime elezioni nazionali, che alla fine la rabbia, possiamo chiamarla senza problemi rabbia, delle periferie diventa determinante per l'esito finale del voto, più dei capoluoghi dove magari si sta meglio, c'è un livello anche di istruzione più alto, ma insomma più in generale c'è un livello economico più alto. Per i quartieri, quali sono le idee che Otello Dalla Rosa e il suo team, la sua squadra portano in questa campagna elettorale? Quando siamo partiti costruendo i primi passi dell'associazione che poi mi ha sostenuto alle primarie 2 anni fa, l'abbiamo fatto andando per i quartieri. Io sono nato in un quartiere, vivo da sempre a Vicenza, conosco la città, amo la mia città, conosco i quartieri, ma l'abbiamo rifatto per incontrare le persone, capire le persone e capire quali sono i problemi reali. Allora per i quartieri servono tante cose, ma ne dico alcune fondamentali. La prima, serve un processo di manutenzione migliore di quello che c'è oggi, più risorse destinate al miglioramento delle strutture, delle strade, della qualità del verde, della lotta, tra virgolette, al degrado, nel senso che devono essere sempre decorosi. E mi riferisco anche a relativamente piccole cose, ma importantissime, cioè le immondizie fuori dai cassonetti, il verde che invade la strada, i cartelli pubblici storti che vanno raddrizzati oppure che non si vede più. Poi servono delle cose che danno sviluppo. Le cose che danno sviluppo noi le abbiamo individuate in alcuni strumenti fondamentali. Primo, la ricostruzione dei comitati di quartiere, quindi una rappresentanza dei quartieri che ti dice cosa vuole il quartiere. Secondo, la dotazione del bilancio partecipativo che passa da 400.000 euro a 1 milione di euro. Cioè i quartieri decidono come spendere quel 1 milione di euro. Quindi il federalismo comunale, chiamiamolo così, che è un bel modo. Ha dato anche un'idea per la prossima. Grazie. Ma è la realtà, cioè vengono trasferite quote di bilancio sempre più importanti e crescenti alla decisione che viene presa dal basso. Cioè un quartiere dice, ci sono da spendere 100.000 euro per mettere a posto la scuola, o per chiudere le buche, o per fare un parco giochi nuovo. Deciderà il quartiere.
magari ne mette 40 sulla scuola, 20 sulle buche e 30 sul parco giochi. Ecco, questo processo è un processo fondamentale. Terzo punto, faremo un assessorato ai quartieri. L'assessorato ai quartieri ha il compito specifico, fondamentale, di accorciare i tempi e dare le risposte ai quartieri in tempi rapidi, tra domanda che nasce del quartiere e risposta che viene dall'amministrazione. L'assessorato ai quartieri gestirà direttamente la partecipazione e la manutenzione urbana, che significa che se arriva un input, la risposta è rapida. Sono un uomo dei quartieri che siede nella stanza dei bottoni. Un uomo dei quartieri che siede nella stanza dei bottoni, che ha l'impegno quotidiano e costante di ascoltare le persone, di ascoltare i quartieri, di ascoltare la rappresentanza dei comitati di quartiere. C'è un'altra idea, secondo lei, fondamentale per le prossime elezioni, che ha portato un'idea che sente sua e che ritiene innovativa per la sua città? Noi abbiamo portato molte idee, io credo tante importanti e fondamentali, però credo che ce n'è una su cui si gioca il futuro della città, e lo dico, come dire, da manager guardando lo sviluppo, la crescita, l'attrattività della città, ed è lo sviluppo dell'università. Noi oggi abbiamo la possibilità di trasformare Vicenza in una città universitaria vera, passare da una popolazione studentesca di poco meno di 5.000 studenti a più di 10.000 studenti, intrecciando l'università con la città e facendola diventare un polo di eccellenza dell'ingegneria per l'impresa. Questo significa un'economia che si sviluppa intorno agli studenti, dagli alloggi al food, ai libri, eccetera. Significa mettere sempre più in condizione le aziende di essere competitive, perché già oggi ci sono 2 milioni di ricerca scambiati tra imprese e università. Significa diventare attrattivi per tutti quei giovani che avranno idee, le matureranno e troveranno terreno fertile per svilupparle in un tessuto vivace e vitale come è il tessuto economico vicentino. Grazie, allora siamo in conclusione, grazie a Otello Dalla Rosa per aver accettato il nostro invito e per averci raccontato la sua visione di città. Buon proseguimento con la programmazione di Rete Veneta, al prossimo appuntamento con Linea Diretta. Grazie per essere tutti, stati grazie, con noi. Grazie.